Ciao. Incuriosisce moltissimo, no? Ma io credo che sia giusto che ci sia un inasprimento di sanzioni. Ovviamente, secondo me, l'inasprimento va verificato con riferimento ai fatti più gravi di evasione. Io non ho mai pensato che con le manette si risolvano i problemi, però l'evasione è un reato grave ed è giusto che sia quello. Però bisogna vedere come è scritta la norma. L'evasione fiscale o comunque i reati fiscali in generale sono uno strumento tipico preparatorio della corruzione, nel senso che quando soprattutto diciamo si tratta di pagare una tangente in termini di soldi, è evidente che soprattutto l'imprenditore ha necessità di procurarsi la provvista, e molte delle indagini che abbiamo monitorato sono contestati reati fiscali, soprattutto devo dire che riguardano le false fatturazioni. Quindi è evidente l'esistenza di un rapporto fra attività, diciamo, di carattere di evasione fiscale e corruzione. Si tratta di una fattispecie prodromica, così come una fattispecie prodromica, e lo è stata per tanto tempo, oggi c'è meno attenzione rispetto al tema, il falso in bilancio. Io sono convinto che sia utile inasprire le pene, soprattutto sia utile inasprire per un fatto che io direi anche simbolico, cioè a dimostrazione che l'evasione fiscale è un reato che fa danni a tutti. È quello che è avvenuto per certi versi anche per la corruzione. Se noi teniamo presente che la corruzione nel codice Rocco era punita con una pena che era la metà di quella del furto aggravato, c'era evidentemente un segnale anche culturale che si mandava. Un furto era molto più grave di un fatto di corruzione. Negli ultimi anni, a partire dal 2015 in poi e fino al 2019 con la spazza corrotti, si è dimensionato il fenomeno, non sempre in modo corretto, ma si è fatto allo stesso modo. Io credo che anche sull'evasione fiscale sia giusto dare una dimensione anche di gravità al fenomeno, fermo restando che io sono convinto che l'evasione fiscale non si vince evidentemente solo con le manette. Allo stesso modo come la corruzione non si vince affatto con le manette, è necessaria, ma non dimentichiamo che così come avviene per la corruzione, i reati, le vicende di evasione fiscale vengono poi giudicate dopo, quando i buoi sono già scappati, i processi sono spesso complicati e i risultati processuali quasi mai sono particolarmente eclatanti, quindi è utile soprattutto sul piano simbolico, è importante colpire l'evasione fiscale più rilevante, ma pensare che l'evasione fiscale possa essere vinta soltanto con le misure penali, a mio modo di vedere, non è una soluzione corretta.